Avete provato a raccontare un sogno. Le parole non riescono mai a rendere giustizia alle emozioni, alle sensazioni che si provano quando la mente viaggia, disegnando paesaggi meravigliosi, costruendo storie incredibili. Il sogno è sempre sfocato, rimangono le emozioni, meno le sensazioni e le parole precise. Per raccontare davvero un sogno, un modo c'è: farlo diventare realtà, viverlo. Beh, Simone e Silvia dell'Udinese Club di Faedis, i fortunati vincitori della seconda edizione di A Tutto Quiz, possono essere sicuramente considerati degli esperti in materia. Perché? Perché Udinese TV non ha regalato loro solo la gioia della vittoria, ma anche un weekend a Ibiza. Tra serate mondane e panorami mozzafiato, tra acque cristalline, trasgressione e libertà, Ibiza si è mostrata in tutto il suo meraviglioso splendore. Così bella da sembrare irreale. Un sogno, appunto. Quante volte avete provato a raccontare un sogno? Noi faremo di più. Noi ve lo mostreremo. Allora, alla fine ce l'abbiamo fatta, un po' di peripezie, vari controlli, siamo prontissimi per partire con Ibiza. Simone c'è, anche la nostra cara Silvia, e allora pronti per Barcellona e poi per Ibiza. Vamos, vamos insieme, vamos! Vamos. Prima di affrontare la perla delle Baleari c'è però una tappa doverosa. Ramblas, Gaudì, Messi, Sagrada Famiglia, Sangria e Orgoglio Catalano. In una parola, Barcellona. Siamo appena arrivati a Barcellona, ora inizia la nostra vacanza, inizia soprattutto il loro premio, andiamo a visitare Barcellona, tour velocissimo, abbiamo poco meno di 2 ore ma ci riusciamo, no? Breve ma intenso, dai. Breve ma intenso. Siamo in macchina, stiamo raggiungendo la nostra prima tappa di questo viaggio a Barcellona. Ci sono sempre Silvia e Simone, che per fortuna non sono saltati via. Bravi, salutate sempre dinanzi all'occhio severo della camera. La prima tappa, Simone, qual è? L'hai scelta tu? Qual è? Montjuïc, o meglio, ce l'ha consigliato la nostra autista di fiducia. Montjuïc, poi abbiamo un gran piano che ci hanno proposto i ragazzi Andrea e Fernando. Camp Nou, dove riverseremo le lacrime 11 anni dopo. Las Ramblas. Silvia sottolinea come il go, esattamente come al quiz, c'è Silvia che lo aiuta nelle decisioni. Poi una sangria prima di partire ci sta, dai. Un sangrino, dai. E dopo Place de Gracia, giusto? Ecco. Sagrada Famiglia, se vediamo se è terminata, dopo ancora non lo sappiamo. Sono voci incontrollate che sembra sia finita, ma non ci crediamo tantissimo. Comunque, dai, possiamo dire che il catalan è come il Furlan. Per cui siamo nella nostra terra, a distanza di un po' di chilometri da casa, dai. Mandi. Rebel, rebel,
Allora, siamo all'Estadio Olimpico, la prima tappa del nostro viaggio rapidissimo a Barcellona, in attesa di spostarci ad Ibiza. Questo stadio una volta era dell'Espagnol, poi insomma si è trasferito in un altro impianto, la seconda squadra di Barcellona, ma resta comunque spettacolare, il colpo d'occhio, insomma ce lo stiamo godendo, ancora per pochissimo perché abbiamo un po' di gente addosso, però è davvero una bella emozione. I had this perfect dream. Dalla cima del Montjuïc, Barcellona si presenta a noi nella sua forma migliore, illuminata da un sole fantastico tipico del clima mediterraneo, in un melting pot di razze e tradizioni, di entusiasmo e colori. Moderna e industriale, ma anche attenta all'ecologia grazie ai suoi 6 parchi, Barcellona mostra tracce della sua storia millenaria praticamente ovunque, dalle rovine romane alla città medievale, fino ad arrivare ai quartieri del modernismo catalano con i suoi edifici caratteristici. L'architettura visionaria di Gaudí ha regalato alla capitale della Catalogna un aspetto magico, rendendola unica rispetto a qualsiasi altra città del mondo. All'insù, per Silvia e Simone, dinanzi all'opera più famosa di tutta la città, la Sagrada Famiglia, il tempio espiatorio più celebre al mondo, capolavoro di Antoni Gaudí, la cui costruzione ebbe inizio nel 1882 e tuttora in fase di completamento. I lavori dovrebbero terminare nel 2026. Nell'attesa, noi ci spostiamo verso Casa Batlló, un altro capolavoro di Gaudí. Un modesto palazzo sul Passé de Gracia che nel 1904 Joseph Batlló, ricco imprenditore tessile, acquistò per poco denaro, destinandone l'ammodernamento proprio a Gaudí, che lo trasformò in uno dei principali centri d'attrazione della città. Il nostro fast tour di Barcellona continua con Casa Milà, o la Pedrera, che vuol dire la cava di pietra, è uno dei monumenti simboli costruiti da Antoni Gaudí, che è l'architetto di Barcellona, quello che meglio rappresenta l'essenza della Catalogna, un grandissimo artista che davvero ha reso Barcellona e la Catalogna famosissima in tutto il mondo. E come potete vedere sono tantissimi turisti che continuano a scattare foto per avere un ricordo di Barcellona che ha davvero qualcosa di magico, qualcosa che mischia il sacro e il profano, qualcosa che ti resta dentro per sempre. E siamo al Camp Nou, abbiamo raggiunto anche questa tappa di questo nostro velocissimo viaggio a Barcellona. Simone, 11 anni dopo quella meravigliosa partita al Camp Nou, insomma, il risultato non è eccelso, ma le emozioni sono ancora forti. Le emozioni sono ancora forti, difatti siamo messi in un angolo a riversare tutte le lacrime del passato. A parte quello, è stata una bellissima esperienza, poi tornare qua a distanza di 11 anni, la pelle d'oca del gol di Felipe, i 5.000 che ci scazzottavamo per esultare al gol. Comunque fa sempre specie, fa sempre emozione uno stadio di 95-100.000 persone. Io ho paura di chiedere a Silvia 11 anni fa quanti anni avesse. 11 anni fa 14. 14, già tifoso udinese? Sì. La ricordi quella partita? No, probabilmente non ero neanche allo stadio. Direi sicuramente non eri allo stadio, altrimenti te lo saresti ricordato. Però ci andiamo adesso, andiamo a fare un giro. Yeah. Stage approaches the unreal for those who think and feel in touch with sound.
L'ultima tappa, prima di abbandonare Barcellona e prendere il volo per Ibiza, è una passeggiata sulle Ramblas, un viale popolato tutto l'anno da turisti e artisti di strada che collega Plaça de Catalana al Porto Antico. Che bella Barcellona! Tocca celebrarla nel miglior modo possibile, con una bella sangria. Siamo appena atterrati a Ibiza, finito il viaggio super fast a Barcellona, intenso, ma insomma ci siamo divertiti. Adesso ragazzi partono 3 giorni indimenticabili. Ti vedo già carico, Simone. Io sono nato carichissimo, ragazzo. Sono a gola di far festa. 3 giorni però in maniera sobria, nel senso, lo sappiamo tutti, cioè la gente deve lavorare qua. Noi siamo al loro servizio, però nei momenti in cui non ci presteremo a loro saremo comunque in un momento di relax e divertimento, no? Cosa dici, Silvia? Certo che sì, pronti, partenza, via! Ci divertiremo. È vero che noi dobbiamo lavorare, ma voi siete qui per divertirvi. L'obiettivo, la missione è quella di regalarvi 3 giorni indimenticabili, 3 giorni che partono adesso. Ibiza, Simone e Silvia sono in vacanza e allora subito un po' di meritato riposo. Ci trasferiamo all'Hotel Corso, nostra tappa di ristoro per i prossimi intensissimi 3 giorni. Un impianto splendido che offre una vista mozzafiato su un tramonto che muore alle spalle della città vecchia. Già, la città vecchia, la nostra prima tappa di questo viaggio alla scoperta di Ibiza. Measure saves a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I. La prima tappa del nostro viaggio a Ibiza è questa qui. Stiamo per entrare ad Altvila, la città vecchia di questa meraviglia delle Baleari. Avete fame, ragazzi? Ah, direi di sì. Tu anche hai il volto di chi non vede l'ora di mangiare. Tourbillon mediatico ci ha messo un po' di acquolina in bocca, dai. Allora ne approfittiamo, facciamo una bella cenetta e poi ci godiamo la città vecchia, perché quando il resto di Ibiza dorme, qui ci si diverte. D'Altvila è come gli ibizenchi chiamano la città vecchia. Costruita oltre 2500 anni fa, è una cittadella fortificata rinascimentale che domina la baia di Eivissa. Dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, D'Altvila può essere considerato un museo a cielo aperto. Ogni vicolo, ogni strada, ogni bivio nasconde pezzi di storia dei vari popoli, cartaginesi, arabi e catalani, che nel corso dei secoli hanno governato la città. Superato il portale de Seus Taules, il ponte levatoio che garantisce l'ingresso principale alla città, D'Altvila si popola di diversi locali e ristoranti. Tra questi noi scegliamo El Olivo Mio, situato esattamente al centro della città vecchia, oltre ad offrirci una cena fantastica e la prima fila perfetta per i vari spettacoli che si alternano sulla strada principale. Circensi, giocolieri e ballerini, artisti da ogni parte del mondo confluiscono in questa parte delle Baleari.
Quello che ci colpisce più di tutto però è un'esibizione di capoeira, un'antica arte brasiliana che unisce le arti marziali alla danza. Che contraddizione, proprio come Ibiza. Al termine della cena ci dirigiamo verso la cima di D'Altvila, una passeggiata niente male ma che ci aiuta a demolire uno dei pregiudizi che avevamo in partenza. Ibiza non è solo vida loca ma è il rifugio di molte famiglie che trovano in quest'isola la meta ideale per le proprie vacanze. Dalla sommità di D'Altvila godiamo di un panorama mozzafiato che copre la baia di Eivissa, i quartieri di Sapenia e la Marina e ovviamente Formentera. A farci compagnia per la prima volta il cielo stellato di Ibiza. Sono le 2 di notte qui a Ibiza, sta per arrivare il triplice fischio per quanto riguarda la città vecchia, ma noi oggi abbiamo visto 2 città, abbiamo vissuto una parte di quella che è questa meravigliosa perla delle Baleari, l'abbiamo fatto insieme a Simone e Silvia. Ragazzi, siete solo al primo giorno, ma possiamo fare subito un piccolo bilancio? Un bilancio positivo, la giornata si sta chiudendo in bellezza, una bellezza, no, abbiamo visto... È stata una figata rivedere Barcellona 11 anni dopo, comunque è stata breve ma intensa perché comunque era il programma era bello corposo. E Ibiza è da scoprire ancora, adesso abbiamo avuto un assaggio, la città vecchia, una cena che è stata spettacolare. Le feste dobbiamo ancora farle, no? Siamo pronti, però un attimo di pazienza, arriveremo anche a quello. Silvia, anche tu mi sembra che hai gradito particolarmente la cena e tutta la città vecchia. Sì, molto, e la cosa che mi ha stupito di Ibiza nella città vecchia è stata gli artisti di strada che ci accompagnavano durante la cena. Sì, insomma, anche lì siamo divertiti, abbiamo mangiato mentre dietro c'era un'esibizione di capoeira, davvero. Le contraddizioni di Ibiza le abbiamo subito toccate con mano, ma è soltanto l'inizio, ci aspettano ancora 2 giorni pieni di festa, per cui ragazzi, mi raccomando, ancora una volta, vamos, 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 vamos! Vamos.